Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Diva Gitali. Lo vedete già lì bello che è inquadrato, l'ultimo potentissimo box Android made by Carling Kit. L'ho già tirato fuori dalla scatola. Questo qui è il modello più potente che loro propongono. Ok, è il modello Plus, lo vedete l'inquadrato. Ha 8 GB di RAM e 128 di memoria interna. Davanti ha due piccoli LEDini lì che dopo andremo a vedere accesi, dietro ha le connessioni classiche USB di tipo C, poi c'è la possibilità di mettere una micro SIM e una nano SIM per la connessione dati o anche telefonica, quindi se mettete una SIM con soli dati potrete navigare in internet direttamente senza dargli la wifi, diciamo. Differente è il discorso se gli mettete anche una SIM che ha anche la parte della fonia, potrete telefonare direttamente utilizzando la SIM all'interno del box. Se non ci volete mettere una SIM, utilizzate il wifi che viene creato dal vostro telefono con la modalità che si chiama hotspot. La micro SD serve fondamentalmente solo per metterci dentro gli aggiornamenti oppure per trasportare file audio o video da casa al box. Comunque la memoria interna che vi faccio vedere è da 128 giga. Permette tranquillamente di farci stare di tutto, ci potete mettere un sacco di film dentro per intenderci. E personalmente, tramite Google Drive, sposto i file da casa al box direttamente senza star lì a tutte le volte entrare e uscire, diciamo, da casa con una micro SD. Poi è chiaro che potete fare come meglio credete, se non volete utilizzarlo, diciamo, col trasferimento, magari può essere anche fatto via Wi-Fi, trasferite i file con la memoria, è fatto apposta, insomma. Ora, questa è la sua scatola, vabbè, ve la faccio vedere, ma giusto perché tanto dentro c'era il box, qui ci sono un po' le caratteristiche, vedete, per i curiosi, qui c'è scritta anche la CPU, monta un Qualcomm 6125, qui ci sono tutte le caratteristiche, ma tanto le trovate anche su Amazon quando le andate a comprare, e oltre al box dentro la scatola c'erano i classici due cavetti, USB grande per chi ha la macchina un po' più datata come la mia e la USB-C che poi va al box, e l'altro è un USB-C. Per chi ha le macchine un po' più moderne, quindi non dovete preoccuparvi del tipo di cavetto, tanto ve li danno tutti e due. Cosa dite? Andiamo a collegarlo alla macchina? Ve lo faccio vedere, il box è qui, bello che è partito, tempo di avvio velocissimo. Alcuni di voi mi hanno scritto di far vedere il discorso del tempo di avvio, poi io lo nascondo qui, ma in realtà, ragazzi, dovete sapere che tutte le auto alimentano l'autoradio nel momento in cui andate ad aprire la macchina. Quindi, quando entrate in macchina, il box è già bello che è partito, perché è già bella che è partita anche la radio. Stessa cosa avviene poi quando spegnete la macchina. In realtà la radio si spegne dopo circa un minuto che avete chiuso la macchina. Quindi non serve a molto, secondo me, che vi faccia vedere che il box fondamentalmente parte più velocemente della radio, perché tanto quando entrate in macchina la radio è già pronta ed è già pronto anche il box. Una prerogativa che dico sempre, perché poi vedo che lo continuate a chiedere nei commenti, segno che magari siete poco attenti, è che l'auto deve supportare l'Apple CarPlay. Quindi, se la vostra auto non supporta l'Apple CarPlay cablato, il box non funziona. Non sapete, non avete un iPhone, non sapete se avete il CarPlay cablato o meno. Telefonate dove avete comprato la macchina, ve lo diranno. Qui siamo su una Golf del 2018 e il CarPlay c'è almeno dal 2016, ok? Quindi questa è l'interfaccia del box, si assomigliano un po' tutti, c'è il classico bottoncino con i tasti rapidi, home, indietro, multitask, ora è tutto chiuso, vedete? E le varie ottimizzazioni. Qui c'è un tasto per tornare alla home, quindi se siete tipo in fondo, qui tornate alla home, e se siete poi anche dentro, che ne so, Google Maps, che ora vi vado ad aprire. Una volta che spingete il tasto, torna alla home. Qui c'è un widget, ok, che vi fa vedere quello che sta andando a livello di musica, quindi Spotify aperto e qui avete la musica che sta andando. Qui ci sono le ultime quattro applicazioni aperte, quindi lui si ricorda le ultime che avete aperto. Come negli altri box c'è la possibilità di utilizzare Android Auto ed Apple CarPlay in modalità wireless, quindi il box crea una rete wifi col Bluetooth abbinati fa andare sia il CarPlay che il wifi. Per me hanno poco senso queste applicazioni, visto che il box può lavorare da solo e non ha bisogno fondamentalmente del telefono. L'unica cosa per cui lo collegate al telefono è il discorso del Bluetooth. Infatti,
Adesso questo telefono non l'ho abbinato ancora volutamente perché altrimenti avreste visto tutti i miei contatti, ma qui potete abbinare via Bluetooth il vostro telefono. Questo è il Bluetooth che dovete cercare, ok? Faccio vedere, scusate che c'è il riflesso, ok? Andrò AutoKit T-Box Plus, ok? E una volta che avete trovato quel Bluetooth lì, lui praticamente funziona da Bluetooth come quello che avete integrato nella radio della vostra macchina. Come vi dicevo prima, se ci mettete una SIM dati avete tutte le applicazioni telefoniche, quindi poi avete anche i messaggi, anche i contatti, sono proprio ci sono dentro le applicazioni di Google. C'è Google Chrome, c'è YouTube Music e anche YouTube normale per vedere i video, anche in movimento. Netflix, Waze era già installato, c'è un'applicazioncina per far vedere quanti satelliti prende, poi dipende dove mettete il box. Se come me l'avete imboscato là sotto e magari intorno c'è del ferro, della struttura della macchina, farà un po' fatica a prendere il GPS, quindi vi consiglio magari eventualmente, se fate un viaggio, di spostarlo. Poi vedrete voi, perché in ogni macchina poi lo si va a mettere in un posto diverso in base a dove c'è posto. Nelle impostazioni si può scegliere la lingua in italiano, adesso qua lo vedete, è questa pagina che hanno creato loro. Non è in italiano, però poi comunque la lingua dentro, vedete, è in italiano, e quindi tutto il menu, questo diciamo è un menu di accesso, tutto il resto del menu del dispositivo è effettivamente poi in italiano. Vedete, qui si accede alle impostazioni di Android che è installato in versione 12, ok? Queste vedete sono proprio le classiche impostazioni tutte tradotte, quindi non c'è, diciamo, problema. Hanno fatto questa paginetta introduttiva con un po' di impostazioni, potete per esempio cambiare anche, vi faccio vedere lo stile del launcher, perché fa un soft reboot, un review veloce. Qui avete Google Maps già aperto, le applicazioni veloci, il player è andato qui, e qui avete poi il tasto per passare da tutte le applicazioni a questa specie di home. Magari vi piace di più questa, scusate che provo a mettere in maniera un po' più centrale il telefono, magari preferite questa e potete stare su questa. Allora, a differenza degli altri che ho recensito finora, è uno dei più potenti. Ne avevo già recensito un altro di un'altra marca, non facciamo nomi, abbastanza potente, che mi pare che avesse sempre 828. Questo è anche lui alla pari, quindi processore buono. Quasi tutti gli ultimi box usciti nel 2023 montano la stessa CPU, quindi bene o male a livello di prestazioni sono tutti secondo me paragonabili, tutti abbastanza veloci. Quindi quando diciamo un box costa sopra i 200 euro, a mio avviso potete andare abbastanza sereni che le prestazioni del box sono sicuramente di buon livello. Diciamo che non mi viene da raccontarvi altro, perché è semplicissimo come impostazioni e come altre funzioni, quindi la chiudo qui. Vi lascio in descrizione tutti i link per comprarlo, questo lo trovate su Amazon. Quindi lo provate, come dico sempre, se vi piace lo tenete, se non vi piace lo rendete, fa anche quasi rima. Non si sa mai infatti che la vostra auto non sia supportata, perché alcune volte mi chiedete ma funziona sulla mia Mercedes? Non lo so ragazzi, noi trattiamo auto del gruppo VAG e quindi non riusciamo a provarlo su tutte le auto di sto mondo, però nulla vieta appunto che lo proviate ed eventualmente lo rendiate, ok? Da questo bellissimo box di CarLinkit è tutto. Ci vediamo per la prossima recensione, mi raccomando iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao a tutti!